Si tratta di una delle iniziative culturali del Parco dello Zolfo di Marche e Romagna, che in questo caso cerca di diffondere la grande storia legata alle miniere di zolfo del nostro territorio, in questo territorio quella di Perticara di Nova Feltre, quella di Urbino e quella di Ca' Bernardi di Sassoferrato. E in questo evento, che ha avuto un primo evento sperimentale a Ca' Bernardi, noi uniamo la storia dei sepolti vivi, ossia il dramma dei minatori che vennero licenziati negli anni 50, prima della chiusura della miniera di Sassoferrato, e questa storia è andata ad ispirare un disegnatore, Luca Caimmi, e un gruppo di musicisti, l'associazione Obelisco Nero, che creeranno un'atmosfera unica e suggestiva alla fabbrica urbana di Fano il 12 marzo alle ore 18. Questa è un'iniziativa molto importante che ci riporta a quella che è una storia che è molto scomoda, che abbiamo voluto dimenticare. Grazie al Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna abbiamo la possibilità di ospitare qui a Fano, alla fabbrica urbana, il concerto disegnato Pane allo Zolfo. È un'iniziativa bellissima perché mentre la banda degli Obelisco Nero, con musiche scritte da loro molto soft e ambientali, racconterà dal punto di vista appunto musicale la realtà delle miniere allo zolfo, ci sarà Luca Caimmi che disegnerà dal vivo e ci farà rivivere anche visivamente quella pagina della nostra storia molto triste che dobbiamo ricordare. È stata una conferenza stampa in cui il direttore del parco ci ha ricordato quella che era una storia molto, molto importante, quindi legata anche a delle sofferenze, legata a dei lavoratori ed è la storia di un territorio, quindi assolutamente vi invito a venire. Ringraziamo la fabbrica urbana perché ci riesce a fornire uno spazio utile per la collettività in cui ospitare cose interessanti, nuove e preziose.